Usiamo una bacheca come base e aggiungiamo le fotografie. Ci aiuta a visualizzare il crimine e a riordinare gli avvenimenti in maniera più diretta. È stato il punto d'inizio e un punto fermo. Eravamo certi di non aver tralasciato nulla. Bastava dare un'occhiata per avere il quadro generale. Dove siamo, cosa abbiamo, cosa dobbiamo fare. Cercavamo di trovare un ago in un pagliaio. Incredibile. Guarda che roba. Dalla grotta. Che strano. Non. Ma vi rendete conto? Pazzesco. Quanto è forte. Forse siamo nel punto giusto. Ma è quello che infatti voglio provare a vedere. Pazzesco, è perché brilla tanto. Sì. Brilla veramente. Tantissimo. Ok, secondo me ci conviene provare la black. Sono d'accordo. Raga, io sento un odore brutto. Voi no? Oh, sì. Ha detto non ce la faccio più. Ha detto quello? Non ce la faccio più. Sì, sì. Poi riascoltano perché ha detto non ce la faccio più. Chi sei? Tommy. L'ha detto? Ha detto sempre. Perché non ce la fai più? Perché? Perché? Ha detto perché. Di più. Due volte, di più. Perché non ce la fai più? Ho freddo. Tommy, aiutalo o aiutami. Basta. Non notate che c'è tante parole una dietro l'altra qua dalla grotta? Molto di più. E concitate. Mi dici chi sei? È Tommy. Tu sei sicura che è Tommy? Thomas. Porca miseria. Ha detto Thomas. È proprio il suo nome, effettivamente. Sei Tommy. Sicuro che sei Tommy? Ti ha risposto Thomas. Perché sei qua? Perché sei legato a questa grotta? Perché sei legato a questa grotta? Ce l'ho qua, che goccia. Ah, ok, ok. E Alice dov'è? Su. È in casa? Dimmi. Ma ha detto qualcosa prima. Guarda. Filmalo, lo stiamo filmando. Di che cosa avete bisogno? Miseria. Ok. Mi è caduto. Ok. Lui qua è tutta pericolante sta roba. Si scrossa tutto qua, occhio. Di che cosa avete bisogno?
Che lavoro fai, Thomas? Che lavoro fai, Thomas? Tommy, basta. Posso sapere qual è il tuo lavoro? Cosa fai nella vita? Prego. Tommy, mi dici che lavoro fai? Continua a dire forte o morte? Oltre o forte. Sei stato chiamato in questa casa? Se sei qua un motivo c'è. A maggior ragione se sei con Alice. Solo con lui. Di nuovo Tommy. Cosa ci fate te e tua figlia qua? Siete in questa grotta? Che terribile, eh? Le brume si è illuminato fino alla massima potenza e poi si è spento pian pianino. E cosa fate voi due qua in questa grotta? Allora, noi la scorsa volta abbiamo trovato un diario di un uomo che si chiama Carlo. Lo conoscete, Carlo? Ho trovato qualcosa per lì. Mentre stavo aspettando. Sembrava una foglia. È una foglia. Lo conoscete, Carlo? Guarda. Direi che lo conoscono. Sì, sì. Sì, sì, decisamente. Sapete che aveva un diario? Certo. Sapete cosa scriveva in quel diario? Probabilmente lui si segnava le conversazioni con voi. Sì? Ha detto scritte poco. Te l'ho detto. Oh, me l'ha detto. Me l'ha detto. E cosa volevate da lui? Non ho capito, cosa volevate da lui? Fiume. Mi puoi ripetere che cosa volevate da lui? Non riusciamo a capirti. O a capirti. Benessere. E forse ha detto prima luce. Luce.
me l'ha detto, l'ho sentito anch'io. È cambiato strano. Di nuovo. Sì. Ed è arrivata una voce diversa. Madonna, di morto. Cioè ed è arrivata una voce diversa, raga. Due tre volte che dice cerca. Cerca. Ma cerca cosa? Quanti siete lì adesso? Come sei così dritto? Probabilmente per tenere le pareti. C'è anche di là. Vedi? Sembra o una porta. Esatto, c'era. Allora vuol dire che questo era usato per qualcosa. Ah, poi è crollato, dici? Magari era una cantina. C'è un tronco. Sono due basamenti. E qua uguale. Cercami. Di nuovo. Continua a dire cerca, cerca. Sì, io lì dentro non entro. Anche perché vedere così ci costruivano attaccato alle pietre, guarda lì. Queste case fatte di sapere. Hai una luce, Simo? Eh sì, sì. Vedi, qua è un tronco, qua è l'altro. Simo, lì dentro c'era qualcosa, perché vedi che è più piatto rispetto a qua. Sì, sì. Cioè, fosse caduto... avrebbe fatto montagnetta. No, diciamo. una grotta. C'è qualcuno lì dentro? C'è qualcuno? Tommy. Ma raga! Ma e se sto Tommy che si è presentato a Carlo fosse semplicemente uno spirito che vagheggia, perché magari è stato sepolto qua 300 anni prima. Ma ci può stare, per carità. Se è uno spirito... magari è il primo che si è presentato a lui proprio perché era il più vicino. Thomas. Magari è Carlo che lo chiamava Tommy. Raga, ma è un osso quella roba che esce dalla tegola? Dove? Io non riesco. È un filo di ferro. Questo? Quale? Come fa a essere un filo di ferro? Ma io laggiù vedo un filo di ferro, sì. Scusami. Sotto la tegola c'è una roba marrone che esce. Lui ti ha detto sì. Poi un... dove? Vedi quella che... sotto la tegola c'è un... c'è un pezzo marrone. Guarda la luce. Sì, ma non entrate, raga. Perché mi sembra abbastanza pericolante sta roba. Lo vedi? Aspetta che zoom. Lì. Ti ha detto sì, aspetto. Sì, sì, lo so, l'ho capito. Ha detto aspetta che zoom, e lui ha detto sì, ti aspetto. Ha detto pure Marco adesso. A occhio nudo non lo vedo. Aspetta che vengo un po' più su. No, perché forse è una pietra lì davanti. Occhio Jack alla testa, occhio alla testa. Occhio alla testa, Jack. Sì. Aspetta che lo riprendo, eccolo qua. Ma secondo te cos'è, Jack? Secondo me è un pezzo di legno, ragazzi. Sì? Strano, però è strano così. Perché, esatto, ha un colore strano. Non riusciamo a prenderlo? Sì, io vado. No, ci sto un secondo. Paolo, è pericoloso lì dentro. È pericoloso, veramente. Ti crollano le cose in testa. Non è crollato per mezz'ora che siamo qua. Non toccare le pareti, Paul. No, esatto. Non tocco le pareti. Non toccare le radici, Paul. Non toccare niente. Vola. Paolo. Piano. Paolo. Mamma mia, guardate come brilla. Tieni. Dai la mano però a Simo, che magari ti tira fuori. Dai. Anche perché qua c'è un cumulo. Aspetta, raga. Pazzesco, Debbie. Vuoi che Paul prenda quel pezzettino lì? Guardate l'M1. Pazzesco. Paolo, fai molto piano. Sì, sì. Qua si vedono bene i tronchi che escono. Sì, lo vedo. Probabilmente qua c'era un gradino o qualcosa.
questo. Sei un matto, poi. Ho avvicinato con le tre legne. Invece poi raga va giù, comunque va giù, cioè di là sembra che ci sia spazio, allora la stanza vieni fuori perché non vorrei. No, no, cos'è lì? Raga, scusatemi che dovevo Jack, quello cos'è, non lo so. Dammi a me, attenta la faccia, attenta la faccia, attenta la faccia, buttalo lì, non dammi a me, grande. No, comunque era un pezzo di legno quello là. Ok, però guarda l'M1. Quindi Tommy vivevi in questa grotta? Magari una volta non era una grotta. Visto che c'è un'altra apertura, potrebbe essere una sorta di cantina. Perché lì ci sono attrezzi per fare il vino. Vivere in cantina? No, ma magari faceva il vino. Cioè il vino solitamente lo tiene in queste cantine fatte. Ma non viveva in questa casa Tommy? No, secondo me nemmeno. No. Sono più dell'idea di Jack. Secondo me Tommy è un'anima antica. Anche secondo me. Che probabilmente. Anche secondo me. Carlo ha trovato. Sì. Sono d'accordo. Tommy ha trovato Carlo. Esatto. Una delle quello due. Quello che vorrei scoprire. Esatto. Però se continua a essere qua. Beh, intanto esci fuori, esatto. Perché io ho paura a vederti lì dentro. Deve Carlo la luce, mi stai strobolizzando. Attenzione, non toccare sul soffitto. Sei più basso. Okay. Bravo. Secondo me deve essere successo qualcosa. Per farlo stare qui, così. Però scusami, attivo. Ti faccio un esempio. Adesso noi non conosciamo la storia di questo posto, ok? Okay. Ipotizziamo che qua ci abbiano sepolto o ci seppellissero delle persone. Mm. Ok. E sarebbero sottoterra. Sì. E visto che questo Carlo ha trovato gli spiriti, o questi spiriti hanno trovato Carlo, in entrambi i casi ci potrebbe stare che qui. E infatti questo brilla. Ci potrebbe stare che qui c'erano delle persone che sono morte magari 300-400 anni prima. Chiaro. Esatto. Chiaro. In ogni caso e spiegherebbe perché l'acqua potrebbe avere dei problemi. Esatto. Anche. È vero, avrebbero inquinato le falde acquifere. Assolutamente. Esatto. Guardate però, la luna, raga. Mamma mia. Ma scusa, io faccio una domanda che forse può sembrare stupida, no? Mm. Tu hai detto che di lì continua. Sì. Ok. Sembra che di là ci sia un vuoto, cioè. Ok, il vuoto come c'è nel pozzo. Sì. Esatto. Giusto? Esatto. Sì. Non è che in qualche maniera sono comunicanti queste esatto. cose? Potrebbero essere. Potrebbero. Perché poi magari, ovviamente, il pozzo è molto più basso rispetto a qua, quindi l'acqua si deposita lì. Certo. E non riesce a salire perché certo. magari ci fosse magari tanta. Ma una volta non era un pozzo. E si è riempito d'acqua successivamente. Anche perché sta pietra è porosa, guardate anche già solo qua come gocciola. Sì, sì, vuol sì, dire sì. che l'acqua si infiltra, vedi? È vero. Come tutto sì, bagnato. Sì, tutto bagnato lì sopra. Vanno. Guarda, è tutto bagnato e viene giù. Qua è tutto bagnato. Pazzesco. Torniamo in casa. Proviamo a chiedere su questa teoria. Ok, proviamo a chiedere. Andiamo in casa. Ok.